Il nostro rapporto con Luigi Ghirri nasce diversi anni fa, più di 20 anni fa, grazie a Daniele Delonti, che ci mise in contatto con la vedova Ghirri Paola e poi conoscemmo anche la figlia Adele. E questo contatto, questa amicizia è stata molto bella, costruttiva, un grande onore, un grande piacere per noi, dovuto soprattutto a mio fratello Carlo, titolare della Repetto Gallery, oggi con sede a Londra. E questo rapporto è poi sbocciato, fiorito in questa mostra che circa un anno fa abbiamo dedicato appunto al grande Luigi Ghirri. Con questo catalogo edito da Magonza e dal titolo L'enigma della visione, dove abbiamo appunto pubblicato, esposto diverse fotografie. In sintesi, cosa possiamo dire di questo grande fotografo Luigi Ghirri? Innanzitutto dobbiamo chiederci e dobbiamo ragionare su come fare fotografia nel secondo dopoguerra, cioè a partire dagli anni 50, soprattutto 60, 70, è stato molto diverso che fare fotografia tra le due guerre. Penso a grandi fotografi come l'Artigue o Evans, che erano tra i preferiti di Ghirri. E in che senso, è stato diverso? È stato diverso perché Ghirri è stato il massimo esponente della fotografia di questi anni, uno dei più grandi del Novecento, e che appunto a partire dagli anni 60 e poi 70 ha vissuto la grande esplosione dei mass media, la grande esplosione della pubblicità, delle reclame, questi grandi cartelloni, eccetera. E c'è un atteggiamento di Ghirri simile a quello della pop art americana, che si impossessa di questa esplosione di immagini e la riutilizza, Warhol, Lichtenstein, Oldenburg, eccetera, in senso propositivo. A fronte di questa estrema banalizzazione dell'immagine, della pubblicità, a questa estrema orizzontalità, a questa estrema stereotipazione della fotografia, ecco che Ghirri ribalta e ritrova in queste immagini una liturgia, una sacralità, un riattivare, come dice lui, la percezione, i circuiti dell'attenzione. Vorrei farvi alcuni esempi, appunto di fotografie in catalogo. In questo caso Ghirri prende tout court un'immagine di una copertina di moda. Oppure un esempio ancora più emblematico, una grande immagine pubblicitaria con un cielo sopra, ecco il riutilizzo dell'elemento così popolare. Questa era dalla serie Modena del 73, della serie Kodachrome. In questo senso in Ghirri c'è questa voglia di divertire, questa gioia del fotografare, lui che definiva la fotografia come giocattolo magico e nel grande Ghirri c'è proprio questo recupero dello stupore infantile, della meraviglia, proprio del divertire un po' come il suo grande conterraneo Fellini. Allora c'è in loro questo intreccio tra elementi così apparentemente popolari, banali, molto semplici, però intrecciati con una grande metafisica, con un grande desiderio di verticalità, cioè sulle grandi domande, sulle grandi quesiti. E concludo in esergo, all'inizio del catalogo avevamo messo una frase che Ghirri amava molto, una frase di Giordano Bruno: le immagini sono enigmi che si risolvono col cuore.